Sì, appunto come ha detto Danilo, siamo qui per innanzitutto dare due numeri. Il 2019 ci ha visto a dicembre premiati da Legambiente come il terzo classificato tra i migliori comuni in Campania, tra i 10 e i 15 mila abitanti, perché abbiamo raggiunto una percentuale di differenziata dell'81,50. Quindi diciamo che dal 2016 ad oggi abbiamo aumentato di oltre 10 punti questo dato. Nel 2018 eravamo sesti, nel 2019 siamo arrivati appunto terzi. Ma il punto non è questo: nel 2020 abbiamo continuato la crescita e siamo arrivati appunto all'83,13%. Questo dato è importantissimo innanzitutto perché denota un grande rispetto dell'ambiente da parte di tutti i cittadini di Fisciano, ma soprattutto perché ci consente di avere dei risparmi in quanto le tonnellate di indifferenziato diminuiscono sempre di più. Questo grazie allo straordinario lavoro svolto da tutti gli operatori della Fisciano Sviluppo, dal primo all'ultimo, che tra l'altro quest'anno sono stati impegnati in prima linea per l'emergenza Covid, per il ritiro dei rifiuti Covid, che appunto sono stati parecchi. Hanno svolto un lavoro impeccabile, un servizio eccezionale, riuscendo a raggiungere tutti ogni giorno. Quindi li ringrazio anche per il lavoro svolto quest'anno, in quest'anno particolarmente difficile, appunto per l'emergenza Covid-19, ma per tutto il lavoro che quotidianamente svolgono a servizio della comunità. Un ringraziamento doveroso deve essere fatto anche a tutti i cittadini di Fisciano che ogni anno migliorano sempre di più il loro, appunto fanno aumentare sempre di più la raccolta differenziata. Questo è sinonimo di civiltà, è sinonimo di rispetto, è sinonimo di un cambio di mentalità anche culturale da parte di tutta la collettività. Per questo li ringraziamo perché senza di loro non avremmo potuto ottenere questi risultati. Nel 2021 il Comune insieme alla Fisciano Sviluppo farà partire un'ulteriore campagna di sensibilizzazione per mettere a punto le ultime cose che ancora mancano per raggiungere quasi la perfezione, come l'abbandono indiscriminato dei rifiuti in alcuni punti, come parecchi, ancora troviamo parecchi sacchetti di rifiuti nei cassonetti pubblici, quindi posti sulle strade, parecchi ancora utilizzano buttare a terra i mozzoni di sigarette o le cartacce. Anche questo cercheremo di risolverlo installando innanzitutto alcune cose lungo le strade per evitare questo, ma soprattutto cercando di sensibilizzare, come abbiamo sempre fatto, prima i bambini delle scuole e poi gli adulti. E poi nel 2021 ci sarà un'ulteriore novità: la distribuzione dei sacchetti per i cittadini sarà completamente informatizzata, non ci sarà più l'operatore che darà materialmente i sacchetti, ma sarà realizzato un kit che verrà distribuito appunto in distributori automatici e tutti i cittadini potranno andarle a prendere con una tessera che gli verrà consegnata, che in realtà già hanno, e quindi o direttamente col cellulare tramite un barcode potranno ritirare i sacchetti direttamente dal distributore automatico. Verranno inizialmente installati tre distributori automatici nelle frazioni di Pente, Lancuse e Fisciano. Poi mano a mano cercheremo anche nelle altre frazioni di installare questi distributori che permetteranno di poter appunto andare a ritirarli qualsiasi giorno, qualsiasi ora del giorno e della notte i cittadini stessi vogliono. Quindi un ulteriore passo verso la modernizzazione, verso l'informatizzazione, verso la crescita di questa società e del nostro territorio. Io concludo ringraziando ancora Andrea, l'amministratore della Fisciano Sviluppo, e tutti i suoi collaboratori, tutti i dipendenti che quotidianamente danno un supporto eccezionale alla nostra comunità. Passiamo alla parola al Fisciano Sviluppo, che aggiungerà qualcosa sulla conferenza. Sì, questi obiettivi che abbiamo raggiunto fanno parte di una programmazione che insieme all'amministrazione comunale che ci supporta stiamo portando avanti di anno in anno. Sicuramente questo 2020 è stato un anno particolare e comunque siamo riusciti a raggiungere numeri importanti. Come diceva il nostro sindaco, l'83% è un numero davvero importante e che grazie ai cittadini, anche in un momento molto difficile, hanno supportato questa raccolta differenziata. Ringrazio le maestranze che sono state impegnate su diversi fronti quest'anno.
Ringrazio le organizzazioni sindacali perché anche con il loro supporto ci è venuto, come dire, in aiuto in determinate situazioni. Possiamo dire che per quanto riguarda questo 2021 che abbiamo programmato, ma possiamo dire che è una programmazione un po' a vista, perché non riuscendo a capire come ci si evolverà questa emergenza. Quindi andiamo a piccoli step un po' alla volta, così abbiamo deciso insieme all'amministrazione comunale e quindi siamo partiti con un primo step di campagna di comunicazione locale 2021 dove il nostro slogan è non rifiutare le buone maniere, dove abbiamo individuato tutte quelle problematiche giornaliere che i nostri operatori affrontano. E quindi fare campagne ad hoc specifiche. Un altro punto molto importante era la distribuzione dei sacchetti. Automatizzare oggi è necessario anche per quantificare un servizio, quindi è stato automatizzato, da febbraio inizieranno l'installazione di distributori ed è stata fatta una nuova confezione dove all'interno vengono messi i sacchetti dove questa confezione in cartone, il cartone riciclato 100%. Sopra, appunto per non sprecare altra carta e quant'altro, abbiamo inserito il calendario di raccolta differenziata più delle informazioni legate alla raccolta differenziata che i nostri cittadini possono avere problemi perché mi viene da dire che è complicato fare la raccolta differenziata, è giusto dirlo e li ringraziamo per il supporto che ci danno.